Mi chiamo Roberto Cingolani, sono il direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia, IIT. Qui c'è un insieme di ricercatori che si occupano di materie diverse, che vanno dalla filosofia all'ingegneria, alla fisica, alla chimica, alla medicina, e che lavorano intorno a un progetto comune, che è quello di sviluppare tecnologie per l'essere umano. Ma fare scienza è come fare sport. C'è moltissimo allenamento che si fa con scarsa visibilità, ci vuole un po' di fortuna, come sempre. Bisogna competere con paesi che hanno delle organizzazioni scientifiche molto evolute e che credono nella ricerca moltissimo. Come tutti gli sport di competizione, bisogna saper perdere, bisogna cercare però di arrivare primi e essere convinti che almeno in certi settori si possa fare. Piacere, Federico. Roberto. Dai, siamo colleghi, anche io sono scienziato. Molto piacere. Major Tom ha dei progetti tutti così nella testa e quindi vorremmo capire un attimo se sono attuabili o no. È il motivo per cui siamo qua, ecco. Intanto qua cosa fate? All'IIT. Questo è un grande laboratorio dove c'hai tanta gente che lavora in settori diversi. Comunque l'obiettivo è fare macchine intelligenti, robot umanoidi per l'assistenza delle persone bisognose, però sviluppare intorno a queste macchine intelligenza artificiale molto sofisticata, materiali molto innovativi che sono un po' ispirati alla natura, no? Quindi non viti, bulloni, motori, ma casomai qualcosa che cominci ad assomigliare al muscolo artificiale. All'esoscheletro, sai, poi può servire per tante cose, per le persone che non camminano, ma anche per aiutare chi lavora al porto, insomma. A che ritmo va il miglioramento e il cambiamento della scienza? Ma sai, devi combinare la curiosità da un lato, che spesso ti porta non sai nemmeno dove, e comunque prima o poi dei risultati te li dà utili, alle cose che invece sono impellenti, che vanno risolte. E devi trovare il bilancio. La ricerca è una, deve essere buona ricerca, deve essere fondata su principi molto sani, cioè bisogna misurare, riprodurre, capire, pensare, inventare. E poi bisogna lasciare un po' di spazio alla fantasia, perché nel ricercatore c'è molta fantasia. Senza la fantasia non va lontano. Quanto vi rende la vita più facile essere connessi con tutto il mondo in qualsiasi momento? Da un lato, il fatto di essere costantemente connessi è fondamentale, perché l'informazione scientifica gira il pianeta in 0,3 secondi, come in realtà qualsiasi posta elettronica, qualsiasi Twitter, certo, eccetera. Questa grande capacità di parlare, di comunicare, di distribuire e dire quello che si pensa, che è fondamentalmente positiva, sempre e comunque, perché è alla base anche delle migliori democrazie, il fatto di scambiare idee, eccetera. Nel caso della ricerca, alle volte però è controproducente. Tutto il meccanismo di valutazione dell'informazione, tutto il meccanismo per cui normalmente chi parla deve sapere di cosa parla, soprattutto in ambito tecnico-scientifico, è molto importante. Dove finisce la scienza e dove comincia l'etica? Cioè, dove forse non dovremmo aprire delle porte? È comunque fondamentale parlare di queste cose e affrontare il problema. Non bisogna temere ciò che non si conosce. Per cui stiamo sviluppando macchine intelligenti in grado di interagire con gli esseri umani, è giusto porsi il problema. Detto questo, però, ricordiamoci che qualunque oggetto impiegato da uno stupido è pericoloso. È fondamentale avere un codice. Abbiamo un codice della strada, ci sono miliardi di automobili, nessuno si meraviglia che ci sia un codice della strada, no? Beh, un giorno ci sarà un codice dei robot e delle macchine che interagiscono con gli esseri umani. La natura è comunque in continua evoluzione di per sé, la scienza è in continua evoluzione. Come vanno di pari passo natura e scienza? Cioè, chi è che supera l'altra? Il livello di perfezione, chiamiamolo tecnologico, raggiunto da madre natura nel corso di 3 miliardi di anni di evoluzione è inarrivabile per qualsiasi tecnologia oggi. Oggi la soluzione non può che essere quella di copiare le soluzioni intelligenti che la natura ha sviluppato in maniera evolutiva nel corso di questi miliardi di anni. Nessuno è più furbo della natura. Diverso se mi dici come vado su un altro pianeta, no? Perché lì non c'è un equivalente evoluzionistico. È chiaramente un'iperbole, però capisci che la natura ci ha surclassato, sì, dal, sì, punto, sì, di vista del rendimento energetico. Il cervello umano fa miliardi di miliardi di operazioni al secondo e consuma una quarantina di watt, come un piccolo elettrodomestico. Se il silicio fosse stata la strada migliore, l'evoluzione ci avrebbe fatto evolvere di silicio e non di acqua e di carbonio. Non si va verso una tecnologia a favore del profitto? Il punto è che ogni tecnologia, anche quelle sintetiche, evolve. E di solito si spera che la nuova tecnologia sia migliore della precedente, un po' più efficace e che costi un po' di meno. Il problema è che la generazione di cui tu ti liberi dovrebbe essere biodegradabile, per esempio. Certo, invece di diventare un problema, esatto, di smaltimento. Certo, sì, sì, ecco, sì. Allora, quella è la lezione che tu devi prendere dalla natura. Poi è evidente che nell'arco di tempi lunghi, quindi non i 18 mesi del telefonino, ma i decenni, bisogna porsi il problema di cosa è veramente indispensabile.
Questo aspetta, volevo chiedere una roba. Questo è un cacciavite, sì, vabbè, ragazzi. Com'è la punta, è un avvitatore. No, no, questo è un Allen. Bravo, è un Allen, un Woody. Questo è un Woody, ragazzi. Arriverà veramente poi un giorno in cui il nostro pianeta sarà del tutto consumato e dovremo veramente pensare di andare a cercare un altro pianeta da abitare. In questo caso lui sarebbe la Cristoforetti qua, sarebbe già pronto. È insito nella mentalità, nella curiosità umana di esplorare. Per pura curiosità. È probabile che con una sostenibilità a rischio diventi a un certo punto obbligatorio cercare qualche altra soluzione fuori. Okay. Sì, sì. Però stiamo parlando di centinaia di anni, non stiamo parlando di domani. Allora il problema, diciamo, noi dobbiamo lavorare come scienziati, parlo al collega. Quindi lui deve stare centinaia di anni comunque vestito così. Dobbiamo lavorare sia per quelli che un giorno vorranno andare via, ma sia per quelli che qui vorranno rimanere. Ecco perché serve essere bioispirati, cioè copiare un po' la natura per chi rimane e probabilmente inventarsi qualcosa di completamente innovativo, mai pensato nemmeno dalla natura, per cambiare pianeta, che non era nelle corde dell'evoluzionismo ancora. Io questo grande progetto che poi ti illustro, che è appunto questa macchina per il teletrasporto, ma per la prima volta portatile. Magari io do un'occhiata in giro, vedo se trovo qualche informazione, qualcosa. Se trovi qualcosa di utile. Sì, ma è molto utile per noi scienziati, sai, col nostro spirito di curiosità e di fantasia. Un po' possiamo trovare un sacco di gente così qua dentro. Sì, no,